della FIP Marcello Fiore, che salutiamo cordialmente, e dalla Confcommercio Imprese per l'Italia di Pordenone. Questa sera è la volta, tocca al ristorante Prosciutteria Doc di Pordenone. Accanto a me Sergio Martin, che assieme a Roberto, suo fratello, è una, veramente una famiglia che ha creato la ristorazione. Sono partiti con la pasticceria, i dolci, ovviamente hanno il pane, e hanno proseguito questa attività emergendo proprio come una famiglia di eccellenza. 10 anni fa hanno aperto assieme una stretta collaborazione con la prosciutteria Dall'Ava di San Daniele del Friuli, l'attuale prosciutteria dove si trova in piazza della Motta. Con noi questa sera lo chef Piero Santarossa, che vanta una lunghissima esperienza nell'ambito della ristorazione, quindi un particolare applauso. Vorrei ricordare che ha fatto un lungo percorso presso il ristorante La Primula di San Quirino, quindi anche qui un ristorante di eccellenza, stellato, e poi ha lavorato a Londra, a Cortina, a Venezia, quindi alle sue spalle veramente una grossa esperienza. Questa sera a lui spetterà il compito di presentare un piatto particolare, che è il Doc in Braille con gli asparagi, che poi magari passerò la parola a Sergio Lucchetta, che è presidente regionale della FIPE, che dirà di questo piatto, che è stato presentato anche in occasione di una giornata del turismo. Però volevo, magari mi sembra più che giusto e doveroso, due parole da parte di Sergio, che siamo di Cent'anni, ma però ce la faremo, anche perché poi c'è sì un altro incontro, ma ci sarà sempre lo chef Piero Santarossa che proseguirà. Prego Sergio. Buonasera a tutti, ringrazio questa bella presenza di questo pubblico e ringraziamo la Fiera, la FIPE e l'ASCOM di Pordenone che ci hanno dato questa opportunità per organizzare questo evento. E non voglio perdere neanche un secondo, perché abbiamo un altro piatto dopo insieme con Andrea della Primula da fare, che sono due bei piatti, perciò diamo spazio alla cucina. Vai Piero. Prima, scusa Piero, un attimo solo, prima di partire volevo lasciare la parola un attimo a Sergio Lucchetta, che diceva due cose sul Doc in Braille. Sergio Lucchetta è presidente regionale della FIPE. Buonasera a tutti e benvenuti. Hanno ringraziato tutti, io ringrazio voi della fiducia, perché qui andiamo sulla fiducia. Doc in Braille, chi dice Doc, chi dice Touch? Io dico Touch, Doc in Braille. Due anni fa, settembre, la FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi a livello nazionale, in collaborazione con il Ministero del Turismo, ha identificato la giornata del turismo come la giornata mondiale, e in Italia l'abbiamo dedicata alla ristorazione. La FIPE ha chiesto a tutte le regioni, a tutte le FIPE regionali, di identificare quale poteva essere il piatto identificativo della loro regione. Ebbene, in Friuli Venezia Giulia è stato identificato il Doc in Braille. Doc in Braille, ricetta riscoperta negli anni 50 da Piero Cosetti. Piero Cosetti, famosissimo chef del ristorante Roma di Tolmezzo, ha riscoperto la tradizione del Doc in Braille. Il Doc in Braille di Piero Cosetti era il Doc in Braille di adesso, quindi polenta morbida, formaggio fuso, morchia di burro, e Cosetti metteva del crochon di foie gras, per cui il crochon di foie gras è messo in uno straccio e fatto bollire, tagliate due fette e messo su questo. Ma solo per dirvi che proprio per questa motivazione in Friuli Venezia Giulia abbiamo il Doc in Braille è stato spalmato su tutto il territorio, a Trieste con la base di polenta, formaggio e burro, addirittura mettevano il pesce, nella nostra provincia mettevano la pitina, Sergio Martin metteva gli asparagi, e così via, quindi veniva una base uguale per tutti e poi veniva declinato. Andando avanti diremo ancora qualche precisazione del Doc in Braille, ma adesso non è più l'ora del dire, ma è l'ora del fare. Bene, adesso passo la parola quindi allo chef, che è Piero Santarossa. Inviterei invece qui nell'arena dell'Electrolux
il signor Raffaele Foglia, che è il direttore commerciale, perché poi verrà presentato in abbinamento a questo piatto un Sauvignon di Fossamara, Fiume Veneto. Grazie, prego. Signori, buonasera. Andiamo a preparare questo piatto. Questo piatto si compone della polenta, in questo caso facciamo una polenta bianca, degli asparagi sia bianchi che verdi, e la monofia che usiamo dell'1-1 e la polenta gialla. Abbiamo pelato gli asparagi, tagliati a tocchetti e fatti andare con la piena falsità e con i brocchi di carne, mentre gli asparagi verdi sono soltanto stati puliti in modo da mantenere il colore. La polenta è stata sfarinata 40 minuti fa perché si è accumulata come è il più possibile, che sono acqua, olio e la farina di anche polenta naturalmente. Andiamo a comporre il piatto. Facciamo un attimo la manucchia, quindi sciogliamo del burro fino a renderlo una nocciola. E dopo andiamo a stemperarci dentro della farina di polenta gialla. Questo servirà ad accompagnare, ad amalgamare tutti i sapori che sono sopra questo piatto. Un attimo ancora. Asparagi, quindi stagionalità, oltre al prodotto del territorio, stagionalità, la massima attenzione nei piatti per seguire la stagionalità durante l'anno. Piero, diciamo cos'è la morchia? La morchia, mi sembra di averlo già detto, è burro fuso stemperato con della farina di polenta gialla. Il burro viene fatto a nocciola, quindi dorato, e viene messo dentro immediatamente della farina di polenta gialla, in modo che prenda quella tostatura, quel gusto, quel grip che gli manca altrimenti all'asparo, che ha un gusto completamente delicato. No, ma è la funzione, bisogna servire di siamo quasi pronti. Ok, scaldiamo gli asparagi e gli diamo una bella gradata di pepe nero. Prendiamo un po' di polenta tenuta bella morbida e facciamo un letto sul piatto, deve coprirlo completamente. Prendiamo un bel cucchiaio di asparagi, belli fumanti, e li mettiamo in centro. Abbiamo deciso di mettere sopra non un appunto di formaggio, ma un formaggio di paglia stagionato in grotta, circa 9 mesi, formaggio latteria di latte vaccino. Mettiamo un zucco abbondante sopra e andiamo a completare il piatto con la murchia. Ecco qua. Bello fumante, croccante, tostato. Sì. Signori, tocci in braille con gli asparagi della prosciutteria Fratelli Martini. Avete visto la semplicità del piatto e la velocità nella realizzazione. Vorrei dire un'altra cosa, abbiamo parlato di tradizione, in questo piatto però c'è l'innovazione nella tradizione. Avete visto, non ha fatto il fuso di formaggio, ma ha messo il formaggio di grotta grattugiato. Una volta era il formaggio di Malga, sostanzialmente ricotta e formaggio di Malga che veniva fuso. Ecco, quindi qui è il piatto della tradizione innovato. Quindi questo è il modo di affrontare la tradizione per i nostri chef e nei nostri ristoranti. Adesso ci parleranno un attimo del Sauvignon. Il Sauvignon perché? Perché ci sono gli asparagi. Prego.